avevamo un'officina elettromeccanica e lavoravamo, eravamo io e papà con un po' di operai e si lavorava. I pianti, irrigazione, le parti elettriche, centrali, alternatori, e facevamo un po' tutto. E si lavorava tanto, notte e giorno. Lì in officina mi è successo l'incidente. Io sono caduto in un pozzo perché montavamo le pompe per tirare fuori l'acqua. Da cretini, sai, da ragazzi, perché c'era le sicurezze tutte. Poi dopo magari che sei giovane, sei spavaldo, le sicurezze non te le metti e poi dopo sei andato su. Quando ho avuto l'infortunio sono caduto, c'erano gli operai con me. Fortunatamente non sono svenuto, perché altrimenti non li potevo neanche chiamare. Mi hanno tirato fuori e mi hanno portato in ospedale, tutto qua. E da lì ho avuto la frattura della vertebra, la lesione del midollo spinale e da lì sono rimasto sulla sedia. La gioventù, ma sì, ci vado, metto un piede qua, un piede là, non è vero niente, la gioventù è spavalda. Mi hanno messo in una macchina, mi hanno finito di rovinare perché in una macchina seduto, tutto piegato, hanno portato, perché lì si dovrebbe stare sdraiati, previdenti, e vabbè, l'accortezza non c'è stata. In ospedale, quando si era in ospedale c'era la frattura lì. Ma non l'ho capito subito. Cioè, ti sei infortunato, eri a letto, sai, aspettavi un mese, 40 giorni che si calcificava la spina dorsale, no? Le vertebre, cioè le fratture che avevi avuto. E non l'ho capito subito, l'ho capito dopo un bel po', quando quasi che il dottore mi ha messo vicino la sedia a ruote e mi ha detto: questa è la tua vita. E lì ho cominciato a capire. Poi sono andato a Rizzoli, che gli Rizzoli erano gli specialisti. Ho fatto un po' di mesi a Rizzoli e cosa hai avuto qui? No, poi a Cortina d'Ampezzo, perché a Cortina d'Ampezzo c'era un istituto, si chiamava il Putti, ospedale Putti. Ce n'erano due, uno il Codivilla e uno il Putti. Il Putti era specializzato per i mielolesi. Sono stato lì un mese, mi mettevano fuori all'aperto quando c'era il sole, perché faceva bene, a cura, così. E poi dopo sono venuto qua, a Centro Paraplegici. Questo aprivano, nel 56, 57 apriva questo per i mielolesi. E io sono entrato, eravamo i primi che entravamo. Sai, la frattura quando c'è non le risolve nessuno, almeno per ora. Poi dopo un domani, chissà. Se metteranno qualcosa, un ponte, i transistor, l'elettronica, i telefonini, boh. Stavo bene, ci divertivamo, uscivamo tutte le sere noi a mangiare, sempre così, a ritrovarci, gli amici, niente, ci divertivamo come pazzi. Abbiamo cominciato subito a fare sport. Nel 57 ho iniziato a fare sport. Paracanestro, scherma, ping pong. Quella è stata la salvezza. Sì. Poi ho cominciato a fare le gare, siamo cominciati ad andare all'estero. Io ho continuato fino all'80, sì, più o meno, 80. Che l'ultima l'hai fatta con Gigli, non in più. Sì, nell'80, poi dopo potevo anche continuare qualche annetto, però c'erano i ragazzi, i giovani, che vai, esci, già ti spingevano, capito, da una parte, ti calciavano. E allora andiamo, usciamo, facciamo entrare lui. La vita ricomincia. Se pensavo che io ci dovevo rimanere quel giorno lì sotto, la mia è rinato. Io ho fatto una vita, ma tuttora la faccio, la vita bella. Dovresti stare con noi quando andiamo in giro, vedrai, impazzisci. Siamo un po' matti ancora. Mi sono fidanzato qui, subito. Ero giovanotto, Poi mi sono sposato, ebbene, fidanzato, sposato. Ho vissuto 50 anni con mia moglie e poi purtroppo l'ho perduta con brutto mare. E adesso io continuo a vivere. Se ti fermi, se ti metti lì da una parte che dici, diventi un po' pietoso, guarda che non ti guarda nessuno, non ti pensa nessuno, se ne frega, ti lasciano crepare lì. La vita è questa. A Trento è venuta un dottore con una suora, mi sembra. Dice: c'è un nuovo centro che stanno aprendo a Ostia per mielolesi. A Roma, dice, a Ostia.
chi è che vuole andare? E io ho alzato subito la mano, voglio andare io, perché mi avvicinavo un po' così lontano al cantino. Poi dico, a Roma io ho dei parenti, c'ho una zia, c'ho i cugini, c'ho parenti, c'ho tutto, vado subito a Roma. Si chiamava Villa Marina. Villa Marina. Villa Marina si chiamava. E tutti mi ero lì, tutti, e veniva dopo da tutte le parti d'Italia, con poco tempo, con 6 mesi, non so, si è riempito. Ma noi eravamo in 3 che venivamo da là, con l'ambulanza ci hanno portato qui, e qui già eravamo un po' ripresi, diciamo, curati, già subito le carrozzelle, e via, e via. E via, andavamo in giro a vedere, io andavo sempre al cinema, io non stavo mai fermo. Mi cercavano pure, a qualche sera mi chiudevano anche fuori, dicevano, dove stanno questi? Quando si va in altro ospedale ricomincia tutto da capo, è analisi, è cure, è lastre, è quello, vogliono sapere, è quella, e stai a letto. E dopo un po' di giorni che hanno fatto, via via, dico, sei a posto, vai via, ricomincia. E tutto qua, dai, poi si è andato avanti, e la vita ha continuato fino adesso. Eravamo sempre in vacanza, nell'estate, l'inverno no, ma l'estate finiva una vacanza, ne ripartivamo un'altra, ne facevamo 4, 5, 6 all'anno, tanti, tanti posti, tanti. Allora, siamo stati bene. Tante amicizie, quando si va in giro, fai tante, conosci tante persone. Abbiamo iniziato a fare sport, e la pallacanestro, la scherma, il pentavolo, il nuoto. Si andava al mare, avevamo una barca, andavamo al mare. E un giorno sì, un giorno no si andava al mare. E al mare lì si nuotava, si faceva. 3 giorni in piscina e 3 giorni al mare. E continuo, ci divertivamo come matti. Incontravamo i pescatori, facevamo mercato. Siccome ci davano da mangiare per fare la colazione, noi davamo il mangiare ai pescatori. I pescatori ci davano le cassette di pesci, hai capito? E dopo venivamo qua, ce lo facevamo qua. Scambio commerciale. Scambio. Ci cercavano, oh, dove stanno quelli che hanno anche frutta, roba, carne. Eravamo vivi tanto, tanto, tanto. Eravamo impegnati. Ed era bella la vita. Adesso stanno buttati là, boh. Io a questa età ancora vado, e meno male, ma ringrazio anche lo sport, sai, che mi ha portato a questi livelli, che mi fa ancora io. E dopo, una volta acquisito, una volta fatto, non lo dimentico. Se lo vuoi dimenticare, se non lo dimentichi, ti aiuta a vivere, molto, molto, molto. Non trovi ostacoli, vai avanti da tutte le parti. C'era la provvisione di andare all'estero, di prendere aereo, di viaggiare, capito? Allora si faceva anche sport. Ti impegnava, così dice, io almeno vado a spasso, prendo l'aeroplano. Non ho mai preso l'aeroplano, la prima volta. Prendiamo l'aeroplano, andiamo all'estero. E niente, e si faceva, si andava. Perché impegnavi la giornata. Ma poi eri impegnato, ma ti stancavi, andavi su a mangiare, certe mangiate, ci mangiavamo tutto. Ma no, ma è bello, su, dai, su, su. E poi si è continuato, negli anni si è continuato. Io ho sempre continuato a fare sport. Con lo sport anche ho girato il mondo, Ogni anno c'era sempre i campionati. Ogni anno c'erano le uscite. I campionati, le uscite. Ogni 4 c'erano le Olimpiadi. Si usciva. Non stavamo mai, e poi quando noi eravamo impegnati con le gare, in giro per le città a divertirci, e questo anche andavamo a riposare. Antonio Maglio, un omone, una presenza enorme, mi presentava. Lui era il direttore. E c'era lui che veniva a fare le visite con tutto il seguito dei medici. Che poi bisognava fare sempre quello che diceva lui. Anche quando giocavamo a carte, bisognava farlo vincere. Perché se no, mo la dico, registrate, fate poco di pari. Se no si incazzava. Hai capito? Si arrabbiava, caro mio. Allora noi, anche se avevamo le carte belle, e sbagliavamo a giocare, tu per farlo vincere, perché se non lo facevi vincere, ma te la faceva pagare. Invece quando giocava a biliardo e perdeva, Marcello, paga, andiamocene. Paga, andiamoci. Ma lui doveva sempre vincere. E noi tante volte ci rompeva anche le scatole andare lì a farlo vincere. Porca miseria. Dovevamo farlo. Lui, quando vinceva, era contento, andava ai riparti. E i suoi colleghi medici, no? Ma sti ragazzi non sanno giocare, vinco sempre, io sono forte. Ma che vinci? Ti abbiamo fatto vincere la frescura. Dai. Maglio è stato un grande uomo. Ha fatto tanto per lo sport, per i malati, per tutto. O facevi sport, allora restavi. Se non facevi sport, una volta curato, finite le cure, stavi bene a casa, perché doveva entrare altra gente a curarsi.
se facevi sport allora c'era un pretesto per rimanere. Ma noi abbiamo fatto una cosa, ma siamo stati... Ma che ci fregava a noi? Beh, l'anno dell'INAI, no? Sì, INAI. Beh, era INAI, l'istituto, l'ospedale è INAI, Dopo è passato la regione e tutto, ma era INAI, e con l'INAI si stava bene, si stava bene. E lui ci portava con il pullman o pulmino, perché ne aveva anche uno piccolo, alla Garbatella a fare gli allenamenti di nuoto, oppure andavamo al mare. Era giovanotti, ci si prendeva, ci si incollava, perché si andava con le carrozzelle, però se c'era una rampetta di scale, qualcosa. Quando si andava in barca non era tutto bello liscio, a Fiumicino c'era qualche gradino e ci doveva prendere in braccio e ci metteva sulla barca. Una volta in barca, capirai. Poi a nuoto andavamo in riva, tutto quanto, andavamo dove ci pareva. Mi ricordo un tedesco, un fisioterapista tedesco. Passa sotto la barca. Come fa a passare sotto la barca? Stukar si chiamava, Stukar. E noi l'avevamo soprannominato un altro nome. Stukar, vabbè. Vabbè. Allora passa sotto la... Ma una barca grande, non è una barchetta, Ma c'avevamo una barcone che metteva paura, un motore. C'era il marinaio, c'era tutto quanto. Passa sotto la barca. Ma che ci passa sotto la barca? Io ci rimango sotto la barca, amato. Oh, m'ha fatto passare. Lui è venuto insieme, mi ha preso con un braccio, tutti e due insieme, mi ha fatto passare sotto la barca. Ho fatto l'autista all'INAIL dal 61 fino a quando sono andato in pensione. Io portavo i ragazzi con il pullman tre volte a settimana in piscina a Città della Garbatella, la domenica allo stadio e poi per le varie gare che si organizzavano in Italia stavo sempre con loro. No, il gruppo era stupendo perché sono rimasti ancora tutti oggi, ancora tutt'oggi sono tutti amici, quindi si stava sempre assieme sia quando si lavorava che quando non si lavorava. Ma lui era l'unico che ci ha voluto, e gli volevamo bene anche noi, non è che ci voleva bene solo lui, era l'unico che veniva sempre, ci ha sempre seguito. Ma io ho sempre dormito con loro. Sempre seguito. Anche sempre. Se mi pagavano l'albergo, non ho mai dormito in un albergo. Molti si stancavano, andavano, venivano, ma lui era sempre presente. Era una famiglia, non come una famiglia, era proprio una famiglia. È cambiato. Io ho passato più tempo con loro che a casa. Il pullman era per 24 carrozzine, quindi c'erano 4-5 accompagnatori più 24 carrozzine. Si andava allo stadio la domenica con 10 invalidi, 10 accompagnatori, tutte le domeniche, Lazio e Roma. Giornate stupende. Io mi sono sempre visto anche fuori, ancora oggi. Io ancora oggi sono 20 anni che sono in pensione, eccomi qua. Ancora qua, è sempre presente, vieni a trovarci, siamo rimasti sempre... Ormai fino alla fine ormai. Sono 20 anni che sono pensione, sono sempre qui, non dico tutte le mattine, ma insomma, tre volte a settimana vengo qui con loro. Sono entrato nel 57. Oddio, nel 57, però sono stato fino al 60, 1960. Perché dopo io già, lì come sono entrato, già mi sono fatto la ragazzetta e nel 60 sono andato via, ci siamo messi insieme. E poi dopo ci siamo sposati, abbiamo preso casa a lungomare e sono venuto via. E lì non stavo più. Però andavo a fare gli allenamenti, continuavo lo sport, essendo esterno, andavo a fare lo sport per parecchi anni, per quanti anni. E beh, io ho smesso nel 75, siamo stati in Brasile, fino all'80, poi ho smesso. Poi ho fatto delle cose così, andavamo in giro sempre a fare sport. Andavamo a Viterbo, ti ricordi a Viterbo? Quante sport, quante gare a Viterbo fino all'80, fino a che era? 80-82? 80-82, sì. E io a Cilia con gli amici, e tutti gli amici. Poi si è rotto il pullman, è finito tutto. Dopo, vabbè. No, è così. Però da esterno continuavo ad andare lì. E durante gli anni, ma niente, ce andavamo a casa, i permessi si prendeva, andavamo a casa un mese, ritornavamo. Perché eravamo impegnati con lo sport. Lo sport bisognava allenarsi per avere risultati, Non è che i risultati andavi lì e li prendevi, Non ti faceva vincere nessuno. No. Dovevi essere meglio allenato, dovevi impegnarti, dovevi essere proprio con tanta grinta, se no la medaglietta la prendevi di carta. I più bravi, i più allenati, quelli che avevano probabilità di vincere. Gli altri rimanevano a casa. Chi non faceva sport, chi non si allenava, chi non dava risultati, non veniva fuori a fare le Olimpiadi, non gareggiava mica.
Noi già allenavamo, facevamo, e nel 58 sono stato già a Londra, io già ero allenato a Londra a fare le prime gare. Venivano anche dei professori ad allenarci, c'era un professore di scherma, c'era un professore di pallacanestro, c'era professore dell'atletica. Diceva, questo è da portare fuori, questo è bravo, quello è somaro, lo lasciamo una parte. La gioventù, dove andavamo, la gioventù che ci veniva dietro, la gioventù che ci sta, eravamo giovani anche noi, ma la gioventù che ci veniva a vedere era una cosa straordinaria. Facevamo amicizie, poi ci portavano a mangiare, ci invitavano nelle case. Era bello quando non facevamo sport. L'accoglienza è sempre stata stupenda. Sempre stata stupenda, meravigliosa. Nel 60 è stata la medaglia d'oro al ping pong. Poi è stata d'argento, è stata la scherma, e terza e di bronzo al nuoto. Perché quella volta non era una selezione, ti specializzavi su uno sport, facevano un po' tutti gli sport. Eravamo le prime gare, le prime case, ci facevano impegnare un po' in tutti gli sport. Allora su uno sport riuscivi così, sull'altro magari riuscivi a vincere, ma io ho sempre vinto, non dico i primi posti, ma sempre la seconda, la terza, al nuovo beccavo una medaglia, l'altro beccavo una medaglia, alla scherma vincevo, sempre i risultati c'erano. Ma come ripeto, ti dovevi allenare, allenare tanto, ma noi ci divertivamo a allenarci, perché lui ci portava con il pullman, ci fermavamo nei bar prima di andare, quando uscivamo ritornavamo nei bar, a prendere, a fare, una comitiva tra il pullman, a scherzare, a ridere, qua, di là. Era una famiglia. Mamma mia, il pubblico che veniva... Tanto, e le soddisfazioni erano enormi, non si può capire se non si sta lì sopra. Erano emozioni pure, no? Se non... che qualche volta anche qualche lacrimuccia usciva, che era bello, era il compenso di tutte le fatiche, le soddisfazioni. Che poi quando venivamo a casa ci fregavano tutto. Tutto, il direttore qui, tutti, ci toglievano tutti perché dovevano portarli all'INAI. Che l'INAI era il finanziatore, capito? Era tutto quello. Ma parecchi rimanevano al centro paraplegico. Rimanevano là, ma noi se ce l'abbiamo io qualcuno a casa perché l'ho fatta fuori, se no... Però tutte le Olimpiadi sono state meravigliose, belle. Ci divertivamo. Noi correvamo appresso a tutti, Quanto specialmente... Perché ci sono delle Olimpiadi che io sono andato in bianco, Non ho portato a casa niente, Però quando si prendeva qualche medaglia la soddisfazione era tanta. Una delle più belle, per esempio, che io ho vinto il primo posto al biliardo. Nel 2006 mi hanno contattato l'organizzazione di Torino che stavano organizzando i giochi invernali per disabili. Mi hanno dato l'incarico di fare il tedofilo e allora ho fatto il tedofilo a Torino. E poi mi hanno, una volta fatto il tedofilo, io ho acceso il tripode, ho acceso la fiaccola è importante, l'ho accesa io e una bambina cieca, io e lei insieme abbiamo acceso il tripode, il braciere che iniziava le Olimpiadi invernali, la fiamma olimpica. Che devo dire, Vittorio è stato un grande persona, un grande amico come tutti quanti gli altri. Poi sai, ci si affiatava di più, no? Con chi si legava di più anche noi stessi, con chi si affiatava di meno. C'erano i gruppi, no? Quello era un gruppetto, noi eravamo un altro gruppo, perché quando uscivamo, che andavamo fuori, anche eravamo sempre 15-20 persone, eravamo sempre. Vittorio tanti. Loi, forse... È stato grande. Solo io che posso raccontare un po' di più dell'arte. Ecco, dillo te. Io ci ho vissuto una vita con Vittorio Loi. Sono quello che l'ho accompagnato all'ospedale. E poi l'hai visto gli ultimi respiri, hai visto anche di Vittorio Leite. Tu eri presente. Caro mio. E non è bello ricordarlo in quei momenti. È morto Blasciami, quindi. In quei momenti non è bello. Vittorio faceva scherma. Lui era maestro di scherma. Poi dopo ha fatto scherma.
Poi dopo ha fatto degli studi, è diventato professore, maestro di scherma, e insegnava a fare la scherma per anni e anni. E andava anche all'estero, andava anche all'estero quando c'era le Olimpiadi. Faceva anche parte della commissione? Faceva parte del GIP, del CIP di Roma, diciamo. E Roberto è stato forte, grande, è stato uno dei migliori di noi, e se non è proprio il migliore, alla pallacanestro, a tanti sport. Ha fatto tutti gli sport, è stato buono, bravo, bello, un amico, tutto. L'ultima volta ci ho fatto una mezza litigata qui dentro, prima che morisse. Roberto, siamo stati un grande campione. Tanti anni assieme, perché... Lui ha sposato, siamo partiti in viaggio di nozze assieme, io già avevo un bambino di 6 mesi, quindi poi ho battezzato la figlia, quindi è stato un rapporto stupendo.